Pulce, spiegami. No, no, mettetevi buoni un attimo che adesso presentano i lavori di stamattina. Ok. Chi parte a presentare il lavoro di stamattina? Prima che si faccia notte. Che siamo solo alle posizioni ancora. Dai. Allora, uno che tiene il microfono, l'altro che spiega. Passiamo la palla. Vai. Allora, cosa dirvi? Che noi siamo dei giovani ragazzi. Amorevoli. Amorevoli. Più che altro bisognosi d'alcol in questo caso. Infatti è l'unica cosa della quale non rinunciamo. No, partiamo dall'inizio. Che partiamo dall'inizio. Allora, è un party aperitivo. Okay. Al quale sono invitati sia condomini che amici. Noi ci siamo trasferiti in questo palazzo e vogliamo invitare anche i condomini, facciamo una bella festa. Dove lo fate? Allora, abbiamo deciso, visto che la nostra casa è bella nuova e non la vogliamo sporcare con i condomini, di farla in giardino, ok? Quindi stiamo invitando la nostra famiglia giovane, dove lui si alza alle 4 della mattina. Alle 17, non la nostra festa. Perfetto. È alle 17. L'invito mediante un bel cartello nel giardino, poi magari anche busso porta a porta. La signora Franca, come l'abbiamo resa nuovamente utile? Arrostendo le caldarroste, poraccio, nel giardino. Poi cos'altro? Abbiamo chiamato il nostro amico del dance clown. Ok, sì. E tutti i nostri ovviamente fanno musica. Perché la famiglia giù aveva tre gemelli e loro ben accolti dal clown qui. E poi invece l'altra, i nostri amici e gli altri, li abbiamo fatti divertire in giardino con musica non troppo alta. Infatti abbiamo rinunciato alla musica alta. Quindi non c'è nessun elemento di conflitto, quindi avete deciso di rinunciare alla musica alta, no? Sì. Che non rinuncereste mai? Allora, non rinunciare mai ai nostri amici e all'alcol, abbiamo detto, quindi alcol verrà. Ai nostri amici di ogni colore, ogni sì, religione. Sì, ogni religione. Ovviamente, certo. Ovviamente. E poi? Patteggiamento l'orario, direi, perché noi avremmo voluto farlo più tardo orario. Essendo però un aperitivo. Sì. Ma okay. Apposta l'aperitivo, per evitare di... Certo, avete già patteggiato. Perfetto. Con già voi stessi. A priori. Ottimo. Per non grazie mille. E basta. L'altro gruppo? Poi devi indovinare. Sì, no. Noi abbiamo deciso di fare una festa con le sorelle Marinetti. Abbiamo già... Avete già il poster? Abbiamo già il poster. Allora, venite a darmi una mano, per favore. Allora... Anche noi abbiamo deciso di rinunciare a fare qualcosa fino a tardi. Aspetta, iniziamo a capire che tipo di festa è. Allora, è una festa sballosissima con pizzica e taralli a volontà. Ok. Quindi abbiamo deciso di non rinunciare alla musica alta. Ok. Però faremo la festa prima, quindi non abbiamo rinunciato a farla fino a tardi, la faremo fino alle 10. Ma prima di sapere a cosa rinunciate, voglio sapere come avete organizzato l'evento, cioè che cos'è, chi partecipa, come funziona. Allora, siccome noi siamo studenti appena arrivati dalla Puglia nella capitale romana e quindi vogliamo invitare, è ottobre, abbiamo appena iniziato a fare amicizia con tutti quelli all'università e li vogliamo invitare tutti, il mondo. Tutti e invitare anche i vicini, abbiamo deciso che anche loro, penso che la Franca non verrà. Però i genitori abbiamo... Guarda, la Franca ai suoi tempi la pizzica. Vero? A voi. Con la Franca, insomma, poi... Si sta buttando dalla finestra la Franca. Però abbiamo deciso che con la Franca piatteggiamo che puliremo tutte le scale, puliremo tutto il giorno dopo, quindi faremo tipo un secondo evento di pulizia partecipata. Okay. E gli porteremo la torta perché lei è golosissima, quindi l'abbiamo un po' corrotta col cibo. Mentre invece le due famigliole, che sono loro, sono simpaticissimi e hanno già detto che vengono, probabilmente drogheranno il figlio e lo faranno addormentare. Con loro invece, con i tre, abbiamo due opzioni, perché non sappiamo quale sarà la loro risposta, però o li mollano dalla zia o dalla nonna e vengono i genitori a fare la festa con noi, oppure organizzeremo una colletta
E quindi i partecipanti metteranno un euro a testa e li spederemo tutti al bed and breakfast dello zio di I Giulio. I bambini? No, con i genitori anche. Cioè, capito? Li mandiamo via dal palazzo. Li mandiamo via da... Li mandiamo via... Se... Questo dipende un po' da loro. Ok. Questo. E poi... Insomma, sì. I bambini non ce li volete, questo abbiamo è... Abbiamo patteggiato il giorno. No, 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 in realtà se... Ovviamente ne dobbiamo fare altri con confini. Sì, abbiamo patteggiato il giorno perché abbiamo deciso di farlo nel giorno in cui non lavora poi il padre. Gli orari anche, abbiamo deciso di farlo presto, facciamo una pericena che finisce fino alle 10 e poi tutti in piazza ubriaca a ballare la pizzica. Su cosa non siete disposti a patteggiare? La musica? La musica, sì. Ok. Abbiamo deciso. Prima avevamo pensato di fare un... Com'è? Silent party? Come si chiama? Silent... Con le cuffie, ognuno sente la stessa musica e balla. E... Però poi abbiamo deciso, no, che la pizza è difficile, quindi... Ok. Perfetto, grazie mille. Allora... In questi due esempi, insomma, nella festa ci sono un po' tutti gli ingredienti di un processo di negoziazione, perché si tratta di capire qual è l'oggetto del contendere. L'oggetto del contendere è quello, insomma, la festa, ok, che è assolutamente oggettiva e si può trasformare in mille modi diversi, ma quello è. Siamo in un terreno comune, il condominio, quindi un terreno che appartiene in misura uguale a tutti quanti. Ora c'è chi ha più millesimi ed è proprietario, che è in affitto, però di fatto il terreno è un terreno comune, non è che decide quello che ha l'appartamento di proprietà rispetto al condominio. E ognuno dentro le sue mura, in teoria, può fare l'accidente che vuole finché non crea disturbo agli altri. Ci sono delle questioni di buonsenso che sono ovvie per tutti e condivise, quindi nessuno vuole arrecare danno all'altro volutamente, però è anche vero che c'è la possibilità di rivendicare un proprio diritto a divertirsi almeno un giorno, avvisando gli altri, ovviamente. Si tratta quindi di capire quali sono le due posizioni. In questo caso c'è la posizione di chi vuole organizzare, questo non è un conflitto, è una situazione super soft, però è fatta esattamente come un conflitto. C'è la posizione di chi vuole divertirsi il più possibile, e c'è la posizione di chi vuole, e anzi, fare una festa in cui con gli amici fa anche bella figura, quindi insomma una festa che deve essere festa, invito più gente possibile e dobbiamo avere la musica e dobbiamo avere il cibo e deve essere un posto fighissimo, una cosa fighissima che tutti si ricordino e che lasci il segno. E dall'altra parte ci sono quelli che hanno la loro routine quotidiana e non hanno nessuna intenzione di vederla interrotta da qualche cosa. Ok, o magari accettano anche di vederla interrotta a patto che gli venga chiesto in un certo modo e le cose vengano organizzate in un certo modo. Quindi su che cosa si attiva la negoziazione? Sugli elementi. E come in tutte le situazioni ci sono tre cose da tenere presenti per arrivare a capire qual è l'interesse comune. C'è qualche cosa che per ciascuno di noi è irrinunciabile, c'è qualche cosa che per ciascuno di noi è assolutamente rinunciare, c'è qualcosa a cui si può rinunciare, e c'è quella cosa che sta in mezzo, su cui insomma non vorrei rinunciare, ma se proprio devo sacrificare qualcosa proviamo a patteggiare su questo. Però non te la do vinta facile su quello, se ne discute. Quindi anche in una situazione semplice, in una situazione positiva, in una situazione che non necessariamente sfocerà in un conflitto, ci sono queste questioni da tenere presente. Quello che succede invece in un conflitto è che quello su cui non sono disposta a patteggiare prende il sopravvento, e assieme a lui prende il sopravvento a quel punto anche quello su cui sarei pronto a patteggiare, ma a questo punto per ripicca non patteggio. Per principio non patteggio. Nel conflitto succede che quello su cui sarei disposto a patteggiare diventa non più patteggiabile, cioè io su quella cosa non mi sposto, perché mi arrocco su quello che avevo deciso di non patteggiare, quello diventa per me il mio risultato da ottenere per la vita. E allora, tornando ai vostri conflitti di stamattina, quelli che avete disegnato sui muri,
quali erano gli elementi, provate a riguardarli e a capire quali erano gli elementi su cui le parti non erano disposte a patteggiare, quali erano gli elementi su cui le parti erano probabilmente disposte a patteggiare e qual è l'elemento che stava in mezzo, che era, cioè cos'era rinunciabile, che cosa era irrinunciabile e cos'era la cosa su cui eventualmente si poteva patteggiare. Vi chiedo di tornare ai vostri disegni e mettermi in luce queste tre cose, disegnandole sotto oppure su un altro foglio se non ci state, insomma, oppure facendoci dei cerchi con dei colori, vedete voi. 5 minuti per mettere un po' in luce queste cose qua rispetto ai vostri casi. Quando c'è un conflitto, ciò che è a metà diventa no, cioè diventa che... A questo punto non mollo nemmeno su quello. Resta che c'è una cosa che, a cui rinuncio per darti il contentino, però non mollo su tutto il resto. E ovviamente la cosa su cui ti do il contentino è una cosa di cui né a me né a te frega niente. Quindi quella cosa, possiamo metterci una X sopra e chi se ne frega, resta da capire come gestire gli altri due aspetti. Non litigate per favore per trovare qual è. Non esageriamo. Sì. Sì. Tu non l'hai fatto stamattina, se vuoi provare a disegnare un conflitto che hai in mente, quello che ti sei portata per oggi, prova a farlo su un foglio grande, piccolo come vuoi te. Solo ti chiedo, già che ci sei, di mettere in luce questi tre. Quali sono le cose, quel conflitto lì? Quelle su cui le due parti assolutamente non patteggiano, quelle su cui patteggiano facilmente, cioè si danno vinta, e quelle che stanno in mezzo, che sono ancora un po' oggetto del contendere. Aiuto. Ti direi che se vuoi ti puoi mettere qua perché Micaela è andata via. È un po' complesso. Provateci, poi dopo lo... È troppo? È più dentro tutta la situazione. Provate. Fatevi coraggio. Beh, iniziate a mettere in luce quello su cui loro non rinunciano, cioè le parti sono ferme, fisse su delle cose, su quello non si discute. Quelle su cui, vabbè... No? No, non ti ho chiesto di dargli ragione, ti ho solo chiesto di metterle in luce. Falle venire fuori, con chiarezza. Sì, sì, non ti devi schierare. Sì, la parte di tutte e due le parti, quindi quelle di uno, quello dell'altro, sì, se ce la fai, poi quelli che riesci, insomma. Giorgio, dove è andato? Sta cercando di evitare di disegnare il conflitto. Giorgio sta provando a evitare di disegnarmi il conflitto. Scusami, Giorgio. Forse per lui quelli lì non sono il massimo, sai? Dagli un pennarello normale. Ho paura che non... Sono un po' difficili. Questo, vedi, è difficile da usare. Questo è più per i Thank you.
Grazie, mi sto ammalando. Mondovisione, mi sto ammalando. La Puglia mi porta. Si è sentita. Lei continua a sistemare così. I pennarelli. Signori, ho il raffreddore. Virus. Freddo, freddo, altro che virus, freddo. È difficile. Lo so, è molto difficile. Se era facile, mica facciamo il corso. Ora io ho un problema, mi devo soffiare il naso, mi devo spegnere tutto quanto. Forse sì. No. Ah, grazie. Grazie. Purtroppo mi sto ammalando. Biscotti spettacolari. Non potete capire. Io vi adoro. Francesca, sono una cosa meravigliosa. Ma tu l'hai assaggiato uno di questi biscotti? Vai assaggiarlo. Aldo è un 2 bellissimo, mi piace tantissimo quel 2. Lo vuoi fare? Sì. E poi ti scriverò un messaggio alle feste. Ok. Okay. Allora, ci siete? No. No, no, nessuna soluzione. Soltanto... No, 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 no. No, siamo qua. Non siamo capaci. Piano piano, questo è quello che facciamo in tutto il giorno. Allora, mi rialzate? Prometto che cercherò di non starnutire mai più. Allora, io ogni tanto vi farò ritornare al vostro conflitto, finché alla fine della giornata lo ridisegnerete il vostro conflitto, però intanto vi riporto a delle cose comuni. Ok, siamo arrivati fin qua, siete riusciti a individuare più o meno gli aspetti che sono patteggiabili, non patteggiabili, irrinunciabili, irrinunciabili? Ci siete riusciti? Ok. Allora adesso proviamo a rappresentare un conflitto. Proprio mettiamolo in scena, proviamo a fare una simulazione vera. Siete in tanti, quindi non so se fare due gruppi e vedere come viene. Forse sì, forse sì. Facciamo due gruppi. Allora,
Ci siete? Sì. Siamo sempre nel quartiere di stamattina, un posticino di quelli proprio fonte di grandi esempi. Ispirazione. Grande ispirazione. Sempre in questo quartiere. C'è un'abitudine in questo quartiere. La gente tende a lanciare cose dalle finestre. Cioè, abito all'ottavo piano, non mi va di portare giù la spazzatura, la lancio. Abito all'ottavo piano, non posso fumare in casa, fumo sul balcone e poi lancio la sigaretta. Finché questa cosa è degenerata, perché c'è stato chi ha lanciato una bicicletta, che ormai era un po' un ferro vecchio, però portarla giù si faceva fatica, quindi l'ha lanciata. Stesso quartiere di stamattina. Potrebbe essere ovunque nel mondo, cambierebbe poco. È successo anche di peggio, ma non ve lo racconterò. Sta di fatto che a un certo punto, in una di queste torri, fate conto che sotto le torri ci sono queste, vi dicevo, queste aiuole verdi. Le aiuole verdi sono incalpestabili perché le signore coltivano le rose, il pomodoro, il nespolo, le cose, tutte recintate per benino, c'è cioè la cappellina della Madonna, insomma non si possono... Ognuno per i fatti, però, ma figurati. Ognuno si è preso il suo pezzettino e si è sistemato. Detto questo, ovviamente non gli spetterebbe, ma va bene così. Quindi i bambini dove stanno? I bambini stanno nelle strade, che con le, nei vialetti, nelle strade, che con le... e lì giocano. Perfetto. Solo che lì, se io lancio la spazzatura... cade nel vialetto, perché non è che puoi lanciarla senza guardare che colpisca la rosa della signora al piano di sotto, quella ti ammazza. Quindi stai attenta a lanciarlo nella strada. In una di queste torri è andata a vivere questa famiglia al piano rialzato. E c'era questa famiglia che aveva due bambini piccoletti che giocavano lì fuori. Prima settimana arrivano sacchi, arrivano cose... E la signora si incavola. Seconda, i bambini giocano, si spostano, insomma. Però, seconda settimana, lanciano cose, arrivano, gomme, E i bambini si spostano e giocano, però sempre lì, perché devono stare davanti a casa, sono piccoli, non possono andare a giocare dietro un quartieraccio, cioè, dietro bruciano le macchine rubate, insomma, non è che possiamo. E quindi stai davanti a casa perché la mamma ti deve sorvegliare. Finché a un certo punto iniziano a lanciare le bottiglie, cioè bottiglia vuota della birra, giù, bottiglia vuota del vino, giù, che si sfracellano in vetri davanti ai bambini. Allora, la mamma vede arrivare questa, sente cadere queste bottiglie e le prende il panico, giustamente, oddio, i miei figli. Esce di corsa e i bambini, per fortuna, si erano riusciti a spostare, non si erano fatti niente, però ci è mancato poco. Allora lei, incavolatissima, inizia a suonare tutti i campanelli di tutte le case, chi è che lancia le cose, va bene, passi la spazzatura, anzi non passa la spazzatura, ma le bottiglie no, insomma comunque non si può andare avanti così, che vita è, io devo stare attenta, ci sono i bambini. Allora chi le apre, perché c'è chi non le apre proprio, chi le apre nega assolutamente di aver lanciato qualcosa, dice ma figurati, se è arrivato così violentemente viene da su, e in effetti dice allora forse saranno quelli più su, ma sopra... Nel frattempo c'è il signore che ha caricato il cane in ascensore e l'ha mandato giù perché andasse a fare la pipì e poi ritornasse su perché lui non scende, cioè non vorrei farmi scendere sette piani per far pisciare il cane. E quindi ritorna su, ovviamente, o la fa nell'ascensore, come ovvio. E così, insomma, tutta questa cosa lei suona tutti, non viene fuori il colpevole, ovviamente non viene fuori il colpevole. Però lei dice, va bene, non sarà uscito il colpevole, però gli avranno capito che questa cosa è pericolosa, io mi sono spaventata, ai figli, insomma, che la prossima volta mi incavolo. Passa qualche giorno e ripiombano altre bottiglie. Lei nel frattempo non lasciava più uscire i bambini a giocare. Però comunque si incavola. Allora questa signora ha deciso di prendere delle cassette, lei, non so, fate conto, cioè sono tre appartamenti per piano, sono una trentina di appartamenti, e lei prepara 29 cassettine, lei dice io sicuramente non sono stata, anzi facciamo 28 perché anche il mio vicino di casa si
siamo a piano rialzato, non è che se butta qualcosa piomba giù così, quindi non è lui di sicuro, poi lo vedrei. Allora, prepara queste cassettine, ci mette un po' dei rifiuti che arrivano giù, un po' dei vetri, un po' delle cose, e le piazza tutte davanti alle porte. E c'è qualche famiglia che la contatta e dice ma perché hai fatto sta cosa? E lei dice perché condivido con voi l'esperienza che io vivo tutti i giorni. Mi trovo davanti a casa tutto questo. E in più con lo spavento di vederlo piombare, cioè che a voi ve l'ho dato già distrutto, a me si rompe davanti agli occhi. E allora qualcuno con lei inizia a ragionarci, no? Finché ovviamente per esclusione non rimane l'unico che non gli ha chiesto niente. E a quel punto tutti gli altri un po' sensibilizzati decidono insieme di affrontare questo signore e cercare di capire cosa si può fare per evitare questa cosa. Ora io non vi do la soluzione, vi chiedo di rappresentare questo teatralmente, ognuno di voi si prende uno dei ruoli, uno di voi disegna, ok? Fate due squadre, per ognuna delle due squadre ci sarà chi lancia, chi si nasconde, il vicino di casa che invece accetta di discutere, e la signora, eccetera, eccetera. Chi disegna prova a ricostruire il fatto dai diversi punti di vista, ok? Fino ad arrivare a capire quali sono le posizioni, quali sono gli elementi del contendere e se c'è un interesse comune, ok? Prego. Io direi spegniamo lo streaming e poi lo riaccendiamo per raccontare com'è andata. Quindi eccomi. È che farvele fare una più complessa e più da poche ore. È vero? Ce n'è una bellissima complessa. E perché abbiamo bisogno di qualcuno che lo voglia dire? Appunto, volevo fare una volta il vecchino. Allora, due gruppi, facciamo il secondo gruppo di qua, vai. Vedete, che il vecchino ha assolutamente convinto che è giusto così, Certo. Anche per cosa convintissimo. Vi devo dire, io adesso che gioco uno spento vi devo dire una cosa, vi do un dettaglio in più. Vai. Una delle cose che viene lanciata, però questa è una signora che lo fa solo in una delle case, non è questa qua incriminata, c'è una signora che lancia la cacca. Perché dice che lei vive in un quartiere di merda e non potrebbe condividere, quindi con tutto. Signora, lei è una figlia, un quartiere bambino. Creatività pazzesca, sì. Sarà molto vero. Davvero. Ma succederà anche di te. Io vivono due realtà, da un lato c'è una realtà, io faccio una realtà, faccio una realtà,
Quindi scusatemi, la signora che raccoglie le macerie chi è?
viene a recitare. Sì. 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 Tu sei la signora. Ah, lei è. Signora. Guarda il domani. Guarda il domani. Sì, sì, ma lo deve disegnare. Ciao tesoro. Tutti i diversi punti di vista che vengono a cuore. Uno fa di quello che verbalizza il suo faccio, perché la sintesi di tutto quello che succede, le posizioni, le interventi che vengono. Qui c'è il bambino. Scusate, quindi ci sono le personaggi principali, io sono quella che mi capisco. Scusate, i personaggi principali sono un bambino e nero, la signora che raccoglie quella dell'ultimo piano che è la situazione che è in casa di una. Io sono quella che fa l'essenzialità. Poi c'è. Quindi si sa che no, praticamente alla fine mi hanno portato tutto. No, ma aspetta, poi che succede? Non sono arrivato per la lì. Non piace però. Non c'è, allora c'è la signora che va a suonare, nessuno le risponde, lei non si è sensibilizzato comunque un poco, no? E comincia a rompere così. E allora lei si fa? Prende la forzatura, prende un domino, prende dopo la sera. Non è, però lei riempie di questi. Sì. Ma questo avete diventato voi? No, 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 non sì, allora prendo tutti i libri e gli danno un secondo mi chiamano che faccio una docella, allora questo è il tipo che trovi davanti tutti i giorni e ci sono pronti anche la volta fra della fava. Cioè tutti mi hanno cambiato la mia oh, ma perché ci ha messo questa roba? È l'unico di tutto il palazzo, no, da partirlo. Sei tu. Che desensibilizzato. Però mi chiedo, convinto, ha detto che è giusto che sia così. È giusto che sia così, la giornata deve attaffare, scende. Comunque non è vero che detto che sia quello, perché si può trovare anche... Però si può trovare anche uno che recita... Sì, però può trovarsi anche uno che recita e dice vado lì, faccio finta anche di dire ma come? No, ma non è avvenuto questo. No, sono arrivati... Sì, vabbè, questo non è avvenuto. Quello che siamo arrivati nella storia che tutti si sono fatti avanti questa cosa, tranne... E ora noi cosa dobbiamo fare? Allora, ognuno di noi deve... dobbiamo fare. Non è detto che tutti abbiano fatto ragionare lei, No, però tutti, tutti hanno mirato di prendere però comunque sono però sono, si sono, veramente si sono hanno mostrato la faccia e giustamente le cose che avevo lanciato perché le dovevo disegnare tra noi dobbiamo bisogna disegnarlo dobbiamo uno disegna e poi gli altri recitano uno le altre questa situazione allora chi disegna Anche perché in questi casi sportivi, per te che sei l'ultimo arrivato in un quartiere del genere. No, in questi casi appunto dal sangue al ciccio non capisci nulla di te. Non è che noi culturalmente non ci hanno insegnato a gestire, cioè ci hanno insegnato a gestire queste situazioni conflittuali alzando il livello di voce, no? Quindi è difficilissimo sganciarci, cioè devi fare un no, io me ne rendo conto, devi fare un'opera di ok, mettere il conflitto fuori di te, contare fino a 35, perché cioè, se è più forte di te. Il problema è che lei probabilmente avrebbe reagito incazzando se urlando. Ma essendo l'ultima arrivata. Non sapendo, no, non sapendo con chi prendersela. Ha provato a ci trovare a stazzarsi. Ma questi avevano quando dire ma che stai dicendo? Allora, in realtà tutti questi qua buttano la mela balcone. Però non hanno buttato il vetro è una cosa particolare. Ma non è che se invece tu butti la latta dell'olio va meglio, Cioè, no, vediamoci, già stiamo parlando di... E quindi puoi fare la spazzatura?
parlando. Quindi stiamo parlando. Ci ha coperto perché qua c'è questa soluzione. No, 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 perché volevo disegnare delle cose. Ma comunque siamo qua. Però siamo qua. Dobbiamo trovare. Dopo, dopo, no, adesso. Dobbiamo solo presentare questa cosa. Se vi viene anche una soluzione mentre la presentate, come dire? Citazione dal basso. La bionda. La soluzione potrebbe essere che la signora. Però adesso recitatela, non si chiama. Ognuno tira fuori la sua soluzione, cioè ognuno gestisce il suo ruolo, non è tutto una scuola. Io credo che la recitata e fare ognuno deve essere convintissimo e fare esattamente quello che fa. Allora, se lui non può scegliere, se poi viene una soluzione, potrebbe essere, non è detto. Dovete recitarla prima. Poi allora dobbiamo recitarla, ragazzi, ci confrontiamo sulla recitazione. Io ho già scelto io. Io sono una che allora io chiedo ad Aldo e a Serena di venire qua. Prima Aldo che ha appeso, si sta anche ammazzando, insomma. Ok. E quello che vi chiedo di fare è raccontare quello che voi avete capito, sulla base di che cosa avete costruito questo vostro racconto visuale e quali sono gli elementi principali di quello che è successo. Perché rappresentare un conflitto è conflittuale. Bisogna fare delle scelte. Prima tu? Dove sta? Qua? Gli altri gruppi stanno già? Ma se cioè, sei esagerato, gruppo? Se sei esagerato, estrema sintesi, ovviamente molto personale, quindi quello che io ho capito
quello che tu hai capito, quello che ho cercato di rappresentare, le scelte che hai fatto per rappresentare. Sì, mi metto in un posto comodo, no? Che è adeguato anche al mio ruolo. Anch'io. Ecco, ok. Quindi, pensavo che salisse anche tu sul tavolo. Adoro, egocentrico. Ma un po', giusto un po'. No, ti lasciamo la piazza. Allora, la prima è questa, perché c'è l'uno e l'uno viene sempre prima del due. E quindi, esclusione, capirò. Dice la signora Francesca, che è una condomina, che si vede sempre piovere dal cielo, tonnellate di immondezza, spazzatura, anche pericolose, così via, quindi garbage. E quindi la signora Francesca è lei, c'è anche il rossetto arancione, gli occhiali. Poi andiamo alla 2, lì quel pastrocchio, spazzatura. No, è multilingue, è una roba un po' così, poliglotta. Lì invece, con lo scarabocchio sarebbero tre facce, cioè due persone e una faccia, a fiducia. Cioè la signora Francesca e altre due persone che stanno cominciando a parlare, cioè davanti le porte, la spazzatura, stanno lì, che in inglese tutti sanno significa che stanno lì a parlottare, no? Ecco, al crocicchio tra un piano e l'altro. E poi in realtà la terza, tutto chiaro, perché hanno cominciato a vedere, no, ad esclusione, da dove arriva, ed eccolo là l'infame, al terzo piano lui che sventola le cose giù, ci sono anche vari livelli, no? Condominio 46C, via vai. Una cosa abbastanza famosa. Poi inizia la riunione tra di loro e tra le signore per dire ok, vediamo un po' che dobbiamo combinare, cioè come fare a dirglielo, perché hanno capito che il tipo del terzo piano è il vecchiaccio che infatti risponde in maniera acida, che vuoi, quando uno, no, gli si approssima alla porta e infatti blocca tutti, mette lì una manaccia davanti, insomma in maniera visiva. La condomina, che sarebbe sempre la Francesca, che è sempre quella lì, si offre a quel punto, cerca di prendere con le buone, insomma dice vabbè, ma magari le bottiglie giovedì vengo io, le prendo io, le raccolgo io. E invece lui dice ma che vuoi, ma io le bottiglie non c'è nessun problema, insomma. E fa più o meno questa come dire, resistenza, no? A non riconoscere il problema. E poi il giovedì, quindi, per dire, alla fine andiamo avanti, mentre continuano a parlare queste persone, qua scendo dal trespolo che è meglio, si rendono conto un po' tutti, perché il problema in realtà non è soltanto di uno, cioè non è soltanto il vecchiaccio che sventola le cose, il vetro soprattutto, ma insomma un po' tutto l'ambaradan del condominio, tutti ci mettono proprio, lanciano un po' di tutto, e quindi carta, plastica, vetro, umido, indifferenziato, comincia a ragionare in maniera più ampia su questa cosa, no? Il vetro di 2000 anni e si smaltisce, noi ci vuole assai, insomma. No, i pronipoti se lo vedranno. Andiamo alla 7, sempre lì, questo è un condominio, un balcone volante, insomma, perché dal balcone volano un po' tutte le varie cose, quindi in realtà la roba in balcone, dice il vecchiaccio, io non sventolo giù le bottiglie di vetro, le metto nel cade mio balcone. Da sola. E poi cadono, perché poi il vento le fa volare, perché una bottiglia di vetro di 2 kg, è chiaro che volano, no? È ovvio, tutti lo sanno. Andiamo alla 8, comincia un po' ad accendersi, è già molto acceso il clima e potrebbe anche finire male, cioè addirittura roba penale o altro, quindi un modulo di denuncia, perché se non la capisce, non collabora, lo denuncio. In realtà lo prendiamo con le buone o con le cattive, lo prendiamo con le buone. Come? Provando a invitarlo allora a partecipare, a prendere un caffè, a stare con noi. Ma quando gli si va davanti alla porta, dice no, io voglio stare a casa mia, sto bene, sto vedendo un film. Che film? Un film western. Ma no, vieni, c'è un caffè, c'è una torta. Quindi l'alternativa è film western versus caffè o torta, quindi questo sarebbe un indiano. Che sta prendendo fuoco sotto la torta. Vabbè, certo. Cioè, tutti sanno che quello è, no? Non è un punk, no. Cioè, è ovvio, si vede che non è quello dei Cure, no? Chiarissimo. Perché c'è anche la freccia, è ovvio che sta sparando su questo. E perché andiamo qui alla 10, e Frank Anthony, la storia di Frank Anthony, manca anche una camuta in mezzo, cioè che c'eravamo e avevano risparmiato. L'ultima cosa, Frank Anthony dice, va bene, ma io il vetro solo fuori dalla porta. Dice, vabbè, ma allora possiamo farlo che magari 1, 2, 3, il 15 di ogni mese, questo ogni quindicesimo giorno di ogni mese, facciamo questo recycle caffè. Come World Café, quindi alla fine accetta tutto sommato che ogni 15 giorni però mette fuori la roba e le bottiglie di vetro. In cambio della torta e del caffè. In cambio di qualcosa, di vedere un film insieme, stare insieme, magari scambiare qualche attimo insieme, in maniera tale che ci si educa a vicenda. Grazie. Educational tour. Fermi tutti. Chi era in gruppo con Aldo? Il vecchiaccio.
Che cosa aggiungereste a questa cosa che lui ha fatto? Secondo voi ha interpretato per bene quello che è successo, che avete discusso? Ci ha messo del suo, scusa? Ci ha messo del suo? Ha rappresentato bene tutte le posizioni, le parti in causa? Il gruppo che era di là, Si è dimenticato qualcosa? Vabbè, noi abbiamo cercato, siccome abbiamo detto un dilemma che la colpa è sua, no? Quindi diceva, non è la colpa mia, perché rendiamolo utile in questa cosa. Infatti quando lui è sceso, che anche ha detto, ma non sono io che butto il vetro, gli ho detto, no, guarda, non sei tu, sono i figli di Angela che lo buttano, tu devi diventare il nostro controllore. Siccome stai all'ultimo piano e non lavori, e stai spesso al balcone, noi vogliamo che tu stai qui a controllare per vedere chi è che butta il vetro. Perché quando c'è scritto lui è utile, era che già in quella fase le donne... No, no, lui poi accetta questo compito in qualche modo, però dice va bene, io posso controllare, tanto sto sempre sul balcone, posso vedere, però non lo porta. È solo una scusa per metterlo dall'altra parte del gruppo, come tutto il resto dei condomini, perché lui è l'unico che ha contro tutto il resto. È chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Perfetto. Ok, tu hai scelto... Aspetta, sì? C'era la cosa della spia, c'era particolare. Vai, Angela. C'era la cosa della spia, perché quando... No, non lì, proprio come atteggiamento di fondo, c'era la cosa in cui, quando abbiamo chiesto alla persona, all'anziano, di guardare, di aiutarci a controllare che tutto fosse in regola, l'anziano ha detto, ma io non voglio fare la spia. Quella cosa del senso di colpa un po' della persona che già sa in qualche maniera che fa una cosa che non deve fare. Certo. Allora magari lì la cosa di fondo, l'atteggiamento di fondo poi del gruppo è quello di non far sentire colpevole ulteriormente quella persona, ma in realtà dire no, non è un discorso di spia, ma è un discorso di cooperazione insieme, quindi proprio l'integrazione del soggetto un po' più in disparte rispetto agli altri, questo. Certo. Ora, un'altra domanda per Aldo. Tu hai scelto di rappresentare per scenette... Sì, perché so farlo così, non è che banale la scelta. Forse avrei preferito farlo anche dalla parte da sotto verso sopra, no? Quel metodo template. Allora, per esempio, utilizzare un template può aiutarti. Il problema è che l'abbiamo costruito, non sapevamo neanche dove saremmo andati a parare. Sì, però poi costruirlo uguale. Dal basso verso l'alto o dall'alto verso l'alto. Ah, che cos'è il template? Sì, no, Milena lo sta nascondendo, è colpa sua. Provare a fare, per esempio, mettere il punto d'arrivo in alto a destra e la partenza lì e crescere e capire... Da qui che ti, in diagonale a perché salire. Perché ti capisce, ti permette di comprendere il processo e quali cambiamenti tra una fase e un'altra del processo si attivano. Così è più uno storyboard, questo. Ma questo è organizzato come a me? Cioè, questo si chiama storyboard. No, si chiama storyboard, non è per niente caotico, è una sequenza, è come se fosse il film di quello che è successo. Lo storyboard è quel disegno che si fa prima di fare un film, con tutte le scene che devono essere girate, ok? E lo stesso ha fatto lui, ha ricostruito scena per scena. Il problema qual è? Che se usi una cosa di questo tipo è un po' difficile far venire fuori le posizioni, far venire fuori l'interesse comune, ma c'è tutta la storia. Allora, questo è un ottimo modo per rappresentare com'è andata. Poi affiancherei degli altri poster, tenendo questo al centro. Le decisioni assunte. Facendo esplodere questa cosa, quindi le posizioni, l'interesse comune, le scelte fatte, i meccanismi applicati per arrivare a una scelta. Col template quello così in diagonale che sale? O con un'altra... Come vuoi te, se vuoi tenerlo così perché hai fatto questo, senza il template, puoi però attorno metterci dei pop-up che spiegano le posizioni, l'interesse comune, le azioni condotte per arrivare a una soluzione e la soluzione presa. Ok? E rimane la storia centrale. Sono io che faccio questa cosa? No, però. Ok, adesso vediamo... Vediamo un attimino l'altro gruppo come se l'è gestita. Andiamo in cosa metteresti nei gruppi? Puoi mettere le posizioni, le posizioni, l'interesse comune, le azioni messe in campo per arrivare a una soluzione e la soluzione. Melania, poi devo copiare. Magari dove sta quello di... No. Vai, mettilo sopra. Aldo, no, le posizioni... Sì, passo di qua senza... Vai, scusami, se vuoi mi tolgo. Grazie. Ah, il template è quello che
Allora, la storia è ovviamente nostro, la stessa. Beh sì, storia uguale. Cioè, l'oggetto, ok, l'oggetto in primo piano, quindi l'oggetto di contendimento del conflitto, quindi questo condominio dal quale cade un bel po' di roba, quindi dalla spazzatura alle dentiere, anche abbiamo raffigurato, eccetera. E la bella signora Pina, non so come chiamarla, che porta a giocare nel giardinetto i due bambini, quindi si stanno divertendo, quando poi una bottiglia rischia comunque accidentalmente di far male al suo piccolo. Lei ovviamente incazzata dice: ora vado a bussare a tutti i piani chiedendo comunque spiegazioni, che cavolo. E quindi è qui il conflitto tra condomini. Lei giustamente dice: chi è che ha buttato questa bottiglia? Quindi i vari condomini, c'è chi risponde: e tieniti i figli a casa, e chi? Io non c'entro, sei pazza. Sì, io butto la bottiglia, cioè io butto la spazzatura, non ho tempo, quindi utilizzo la finestra. Io invece dico: non ho buttato la bottiglia, insomma. E alla fine lei dice: ok, idea, prendo questa cesta e all'interno ci metto tutti i rifiuti. L'unico davanti al portone, quindi tutti i condomini, l'unico a non aprire, quindi il vecchietto, l'unico a non aprire. Quindi loro si chiedono, bussano, lui dice: ma io non ci, lo sentivano dietro la porta, ma manco per il cavolo, io non vi apro. E niente, quindi iniziano a fare le indagini addirittura psicologiche, quindi chissà che cosa gli è successo quel vecchietto, chissà perché è così sgarbato. Insomma, c'è chi propone anche di fargli dei babà, visto che è napoletano il nostro vecchietto. Poi vabbè, musica, feste, e bussare alla sua porta senza sosta fino a quando non apre, pacifico dialogo per strada. E poi è stato anche... non so come dire, si è pensato anche di fare un servizio proprio condominiale, quindi venire incontro all'unico condomino che sembra sempre il più restio, quindi di fargli proprio un servizio alla porta e di portar via la sua spazzatura. Scusa, quindi tutte quelle cose sono state fatte o erano solo idee? Erano le soluzioni, proposte. Sì, proposte e basta, sì. Però nel gruppo le abbiamo, in che senso, cioè noi nel gruppo le abbiamo recitate. Sì, cioè siamo arrivati, quindi alla fine siamo arrivati alla soluzione di bloccare. Possibili soluzioni sarebbe, ecco, qua manca un sono le possibili soluzioni, poi ne avete scelta una. Giusto, sì. Possibili soluzioni, quindi una lettera, psicologia addirittura. Abbiamo scelto quella di fermare. Era prima gli altri del gruppo vogliono aggiungere qualcosa? No, era prima chiedere... Era prima a chiedere perché questo vecchietto è l'unico che non apre, cioè qualcuno, per avere un punto d'incontro con questo vecchietto, era capire prima se qualcuno almeno riuscisse a relazionarsi con questo vecchietto. Vedendo che nessuno riesce, anzi tutti quanti gli davano ancora contro, la soluzione era sempre cercare di prendere una via bonaria e attraverso, vabbè, col cibo, la convivialità, tutti quanti. Sì, un po' come la soluzione del gruppo precedente, però non abbiamo pensato noi al fatto di responsabilizzarlo per farlo entrare, diciamo, insieme a tutto il gruppo. Però la soluzione era molto simile al gruppo precedente. Però volevamo accettarlo con il babà. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo? Tu anche hai scelto di rappresentare la scena? Sì. Fate sempre attenzione che la scena è molto importante, il conflitto è molto importante, ma anche le cose che emergono sono importanti, quindi se le possibili soluzioni stanno in un angolino scritte minuscole... Sì. No, sembra quasi che non ci crediate manco voi a quelle soluzioni lì. Sì, perché indubbiamente... Assolutamente, no, sto soltanto dandovi delle dritte a voi per me. Qui emerge molto più il conflitto che la possibilità di risolverlo, giusto? Esatto, bravissimi. Vedete che se voi un conflitto lo guardate, l'avete rappresentato e lo guardate, scusatemi che sono in questo che se no confligge con l'altro, e ho un conflitto tra microfoni. Allora, dicevo, se voi rappresentate il conflitto, avete la possibilità intanto di osservare che peso hanno le varie cose. Se io sono il vecchietto e voi mi avete rappresentato brutto, sfigato in un angolo, io posso sempre dire: oh, io sono bellissimo, fammi per favore molto più grande di voi perché sono molto più potente, oppure guarda, perché mi hai messo là, sono anch'io giù con voi che discuto, sono quello laggiù che dice che io non c'entro e te sei pazza. Infatti la cosa che mi manca da questo è le
proposte dei babà, della musica, il vecchietto in tutto ciò. Il vecchietto ovviamente non è stato chiamato a decidere, perché si era già deciso, che si era capito che era il colpevole, quindi si cercava di capire come arginare questo problema con lui. Ma non rispondeva, quindi non potevamo avere il confronto con lui perché se n'è proprio andato. Però in entrambi i casi è stato fatto un passaggio che purtroppo non emerge, ma che è il vero passaggio chiave della risoluzione di questo conflitto. Cioè, a un certo punto voi avete stabilito che il vostro interesse comune e probabilmente anche l'interesse del vecchietto era vivere in un posto in cui si sta meglio, oppure più pulito, mi dicevano di là, in pace dicevano di qua, quindi comunque un posto in cui si sta meglio. E va bene. E fino a un certo livello continuavate a dire come facciamo ad affrontare il vecchietto, come facciamo a parlare col vecchietto, come facciamo a farlo tornare alla ragione. E il conflitto era accesissimo perché voi cercavate di puntare il dito sul vecchietto, però. Non stavate separando il problema dalla persona. Ma a un certo punto, voi che eravate presi dallo sfinimento, voi che... In tutti e due i gruppi si è passato a cercare una soluzione che va sulla gestione della spazzatura o sul fare il caffè per distrarlo, che non è più capire come sfidare o affrontare il vecchietto, è capire come affrontare la spazzatura. Questo passaggio è fondamentale e questa cosa va messa grande così. Ok? Tutto passa da là. Ok? Allora, abbiamo provato prima a fare l'invito della festa e ok. Abbiamo provato adesso a rappresentare e a simulare e a trasferire sulla carta un conflitto. Ora vi chiedo di provare a tornare ai vostri conflitti che avevate disegnato. Per chi li ha disegnati, perché è arrivato dopo magari si fa un giro, e provare a vedere e a mettere in luce in grande qual è il momento in cui sono le persone che stavano confliggendo, passate dal puntare il dito contro le persone al separare le persone dal problema. Poi tornate qua che facciamo un passo avanti. Sara, mi ripeti i tre passaggi che dicevi prima, forse le cose si stanno accendendo, che sono, hai detto? Microfono se vuoi, perché se no non ti sentono. Racconto, servo. Sì, ascolto. Se lo ripeti, mi ma adesso capisco cosa volete sapere e poi ve lo dico. Questo qua? Allora, stamattina la facciamo un po' veloce perché sennò... No, hai parlato di mettere in luce le posizioni, giusto? Allora, stamattina ho parlato, intanto ho spiegato che c'è un racconto del conflitto, il che significa che se delle persone vengono a raccontarvi un conflitto è perché in qualche misura vogliono affrontarlo, vogliono risolverlo, ok? Se vengono da voi che fate i facilitatori, che fate i negoziatori, è perché vogliono arrivare a una risoluzione di questo conflitto, se no questo conflitto non esce da loro, ok? Non vi arriva, a meno che voi non vediate due che litigano e ci andate a sbattere contro. A me è successo, per esempio, di vedere un giorno dove litigavano e infilarmi in mezzo, smettetela, però, come dire, allora non gliene poteva fregare di meno di smettere di litigare, anzi. E quindi la mia partecipazione era assolutamente inutile, anzi, malvista. Però quando io ascolto un racconto, allora io questo racconto lo posso avere da una delle due parti o da tutte e due le parti. Se ce l'ho da una delle due parti, si diceva stamattina, cerco di ascoltarlo, osservare la gestualità con cui me lo racconta e provare a riformularlo. Se ho capito bene, mi stai raccontando che quello lì è un deficiente che non capisce niente, e uso le tue stesse parole, ok? E tu dici no. Puoi dirmi, oh sì, effettivamente sì, ti ho detto proprio che quello lì è un deficiente che non capisce niente. Oppure mi puoi dire no, io penso che abbia sbagliato, perché intanto il deficiente non c'è più. E io ti dico, quindi mi stai dicendo che quella persona ha assolutamente sbagliato perché si è comportato così e così? E tu mi dici sì, ho detto questo. Oppure mi puoi dire, no vabbè aspetta te lo ripeto. Nel frattempo tu stai abbassando i toni, stai spegnendo la gestualità, perché è la terza, quarta volta che me lo ripeti.
Sì, e in più per forza di cose non è che può continuare a agitarsi perché me lo sta rispiegando, e più cerca di spiegarmelo come se io fossi una bambina di 3 anni e io faccio finta di non capire e continuo a richiederti di rispiegarmelo, e più tu scegli parole più semplici per spiegarmelo, abbassi i toni, eviti gli insulti, eccetera eccetera, no? Perché ripetendo una cosa non è più la rabbia iniziale, ti ripulisci anche dei particolari. Esattamente, cioè vai dritto al... E questo è quello che si fa normalmente quando si chiede di raccontare un conflitto. A questo punto noi però abbiamo chiesto di aggiungiamo un elemento in più, provare a farlo rappresentare. Cioè a un certo punto ti posso dire, ok, me l'hai spiegato 3 volte, scusami, sono un po' ottusa, non capisco, me lo puoi provare a disegnare? Oppure mi rappresenti qual è la cosa che ti ha fatto davvero arrabbiare? Mi scrivi la parola chiave che mi dice che cosa veramente ti ha fatto arrabbiare? Se tu lo rappresenti, succede quella cosa lì, che la cosa che tu hai disegnato, io la metto là e noi la guardiamo assieme. Ok? E forse ti appare un po' diversa da come l'hai vissuta, perché è più oggettiva, perché è fuori da te, perché ce l'hai davanti, perché puoi arricchirla di nuovo di particolare. Sì, però in quel disegno manca che io mi sono arrabbiata perché la bottiglia era più grande, non era così piccola, era enorme quella bottiglia, falla grande. Perché è un problema grosso. Il bambino era tanto così, non era così lontano, era là. Non so che disegna. Tu gli dici facilitatore, se vuoi lo disegniamo. Tu facilitatore disegni. Allora, io no. Tendenzialmente chiedo a chi racconta di disegnare. Se non se la sente, non vuole, eccetera, gli dico ok, io lo disegno e tu me lo correggi. Ma anche se l'ha disegnato lei, lei per dire, insomma. L'ha messo fuori da sé e a un certo punto lo guarda come per dire no, l'ho disegnato male, ho sbagliato, quella bottiglia l'ho fatta troppo piccola, quello lì andava più vicino, il problema è più grosso. Oppure dice sì, però in effetti se io non posso essere sicuro che era proprio lui, poteva essere anche quella del piano di sotto, che ha barato e a me ha detto che era stato lui. Oppure, no? Inizia a riguardare le cose, inizia a rimetterle in discussione. Questo se è una persona sola che viene da te. Se sono in due, la cosa è ancora più potente, perché chiedi a tutte e due di rappresentare, per parole chiave o per disegni, quello che hanno vissuto. Li metti a confronto e vedi che ci sono tante cose su cui loro effettivamente rappresentano cose diverse perché vivono il problema in modo diverso, ma tante cose uguali. Scusami se mi interrompo, in questo caso quando chiedi a tutte e due, lo devi fare contemporaneamente? Contemporaneamente o separatamente, ma sicuramente nel momento in cui li metti a confronto è lo momento in cui ci sono tutte e due. Oppure infatti cosa dico? Oppure devi aspettare che mentre uno disegna, perché mentre diciamo che tendenzialmente li tieni separati. Almeno all'inizio. Almeno all'inizio, se non vuoi che si diano addosso mentre disegnano, sì. O che guardino, no, guarda che lui sta balando, non è andata così, è andata così. Quindi prima li fai disegnare, poi li metti a confronto, a quel punto gli lasci scatenare l'inferno. Però è un inferno che si scatena non più tra le persone, ma su quello che hanno rappresentato, che è una cosa oggettiva, che si può cambiare, che si può rifare, che si può ridisegnare, che si può arricchire o cancellare. E quindi la discussione non è più quanto tu sei stupido, io sono intelligente, quanto io ho ragione o tu hai torto. È su quella situazione lì, quindi hai spostato l'attenzione dalle persone al problema, hai già iniziato a farlo. Poi ci entri dentro, allora inizi a capire quali sono le posizioni. E dicevamo stamattina che le posizioni sono fatte di tante cose, sono fatte sicuramente della mia emotività, delle mie emozioni, di quello che ho provato, di quello che ho vissuto in passato, di un mio modo di pormi, ma sono anche fatte di 2 cose importanti che sono il ruolo che io voglio avere in quel conflitto, in questa situazione. Io voglio uscirne vincitore perché? Perché voglio dimostrare agli altri che sono uno più sveglio, perché sto rappresentando il mio capo e quindi se me la gioco bene poi mi verrà riconosciuto un aumento, un salto di qualità, oppure perché voglio far vedere alla mia donna che io, capito, che io sono un uomo macio di cui ti puoi fidare, affidabile, di quelli che non perde mai, non so, perché ti considero uno scarafaggio e quindi io voglio venirne fuori sentendomi superiore. O anche semplicemente, dicevamo prima, provate a pensare a tutte le volte che si crea un conflitto tra una mamma e figlio, tra un papà e figli,
c'è quella situazione in cui tu vuoi avere un ruolo autorevole rispetto ai tuoi figli, vuoi che loro ti riconoscano come la mamma che mi deve insegnare delle cose, quindi se anche mi sta facendo fare una cosa che a me non va, però è la mamma. E non è sempre detto che la mamma che ti fa fare una cosa che a te non va ha ragione, però in quel momento un po' ti devi fidare, un po' è la mamma. Quindi c'è una questione di ruolo e c'è una questione di aspettative. Perché voglio vincere questo conflitto? Tutto questo sta nella posizione, che è tutto diverso dall'interesse, dalla posta in gioco. Questo è quello che tu, dentro di te, metti come carico da 90 sul problema, sul conflitto. Ma che se lo togli, già è alleggerito di un bel po' il conflitto. Ok? Quindi ci sei tu che stai così e c'è l'altro che è uguale a te, a specchio, con delle altre aspettative, un altro ruolo, o che vuole il tuo stesso ruolo. Ok? Si diceva però che, facevamo l'esempio dell'arancia stamattina, adesso mi spiace perché in streaming stiamo ripetendo tutto, ma va bene. Si faceva l'esempio dell'arancia, ci sono due bambine che vogliono un'arancia, non so se ve l'hanno già raccontato qualche volta. Vabbè, due bambine vogliono un'arancia, e l'ho vista prima io, e no, è mia, la mamma l'ha data a me, non è vero, l'aveva data a me, no, è mia. Finché a un certo punto arriva la mamma e dice, cos'è sta storia, fate metà per ciascuno. No, è tutta mia, tu avevi detto che era mia, no, non è vero, l'avevi data a me. Allora la mamma gli dice, vabbè, ma ci dovete fare questa arancia? E allora una delle due figlie dice, io devo farmi la spremuta, e l'altra dice, io devo fare la torta, e mi serve la scorza. La stessa arancia poteva essere usata tranquillamente da tutte e due. Spesso è così. Spesso l'interesse comune è uscirne vincitori tutte e due, soddisfatti di quello che si ha, e l'oggetto del contendere può soddisfare tutti e due. Quello che vogliamo arrivare a dire è che da un conflitto si deve uscire tutti vincitori. Non c'è un vincitore e un vinto, perché nel momento in cui c'è un vincitore e un vinto, quello che è stato il vinto cercherà di vendicarsi e di tornare a essere vincitore alla prima occasione. Su quella persona o su qualcun altro. Quindi personale invece quando il conflitto è tra te e te è un po' diverso. Però adesso affrontiamo prima quelli più facili, quelli interiori sono un casino. Dopo se ne parliamo. Quando io disegno, l'importante è lo devo far uscire questo interesse comune. Cioè, allora, devo fare fino il adesso rosso. Noi oggi abbiamo lavorato molto sulle posizioni, no? Capire come si pone uno, come si pone l'altro. Adesso questo era il primo esercizio in cui provavamo a far venire fuori anche un accenno di qual è l'interesse comune. Noi dobbiamo assolutamente rappresentare grande, forte l'interesse comune. Farlo capire a loro che c'è una posta in gioco e che quella posta in gioco è una posta in gioco che soddisferà tutte le parti. Quindi è importante disegnare le diverse posizioni o farle disegnare. E fargli capire che quelle, una volta che le abbiamo rappresentate, le salutiamo. Ma se tu spogli tutto questo conflitto da quelle posizioni, che resta? L'interesse comune. Su quell'interesse comune dobbiamo lavorare per trovare una soluzione, un ventaglio di soluzioni, per arrivare a uscirne tutti vincitori. Finora in tutti i cartelloni che abbiamo fatto è solamente quello che veramente occupa, diciamo, il 9 decimi del cartellone. E il racconto, cioè qua non emerge. Noi siamo arrivati al racconto, all'osservazione di come si comportano, sì. Siamo arrivati alla riformulazione, perché le altre persone che si confrontano con la mamma, sì, cercano di farla ragionare, dicono no, ma forse possiamo trovare un altro modo, insomma, no? E lei all'inizio è arrabbiatissima, poi pian piano diventa collaborativa finché addirittura propone delle soluzioni. Ma per cui in realtà con i nostri condomini sarebbe ognuno prova a dare la sua soluzione al problema, non tanto la sua soluzione ma la sua visione del problema, ok? Poi dopo si arriva a cercare le soluzioni, okay, tutti insieme. Questo è un conflitto tutto intero con anche le soluzioni, però abbiamo disegnato, siamo arrivati fino alla fine, però ci sono delle cose in mezzo che non abbiamo ancora visto. Ci siete tutti quanti? Questa più o meno? Sì. Questo era un po' il riassunto della mattinata. Ora andrei avanti un attimino. Questo te lo spiego dopo. No, te lo spiego dopo perché è un po' complicato, ma vuol dire prenderci un'altra mezz'ora. No. Dopo te lo spiego. No, figurati, sono qua apposta. Tornate? Ci siete?
Facciamo qualche passo avanti. Quindi cosa succede? Succede che nelle diverse posizioni ci sono anche diversi atteggiamenti. Io vado avanti, sì. A diverse posizioni corrispondono anche diversi atteggiamenti. A diverse posizioni iniziali rispetto a un conflitto corrispondono anche diversi atteggiamenti. Vi devo dire una cosa in più, che le posizioni non sono ferme, inflessibili, irrinunciabili, non cambiano mai. Anzi, nel corso del conflitto le posizioni cambiano un sacco di volte. Ed è un altro dei motivi per cui le posizioni vanno messe da parte. Perché le posizioni sono personali, sono dinamiche, sono in evoluzione, sono un casino da gestire. A noi interessa gestire il problema, il conflitto. Non cambiare la testa delle persone. Ok, allora, nel senso, non siamo lì per quello, magari, fosse facile. Potessimo entrare nella... appunto. Allora, cosa succede? Quando c'è un conflitto uno può avere un atteggiamento che è inizialmente molto aggressivo e poi magari diventa via via un pochino più riflessivo, però sicuramente se sei arrivato a un conflitto per cui sei veramente arrabbiato, sei aggressivo. Se non lo sai a parole lo sai coi gesti, se non lo sai coi gesti lo sai col grugno, però insomma sei aggressivo e sei pronto ad alzarti da quella sedia e indicare l'altro a spada tratta in un attimo. Oppure c'è chi simula menefreghismo. Sai che c'è? A me di te, di quel che pensi, di come ti poni rispetto a questo conflitto, non me ne può fregare di meno. Parla pure, parla, dai, parla. Tanto non t'ascolto, non t'ascolto. Oppure c'è l'inzigatore, non so come chiamarlo in italiano, quello che è un po' subdolo, che ti punzecchia finché tu non esplodi, cioè che è arrabbiato lui, però vuole che sia tu quello che fa la figuraccia di esplodere, perché lui si contiene. E quindi ti mancia la frecciatina... Continua a dirti, sì, dai, sì, facci vedere quanto sei bravo, facci vedere quanto hai, c'hai la gente. Eccolo, quello lì, no? Quello che soffia sulla brace coperta. Perché vuole che sia l'altro a fare la figuraccia, che vuole che sia l'altro a fare quello che si arrabbia, vuole che sia l'altro a tirare fuori il problema, perché questo è tipicissimo nelle coppie, sono sempre le donne che esplodono, gli uomini sono lì che ti dicono, che ti istigano finché te sbrocchi. Ecco, vedi, sei sempre incazzata. Che cavolo. Ecco, con te non ci si può ragionare. Dai, ammetti. Va bene, c'è l'intrigatore. E c'è il rancoroso, quello che sta zitto e cova. Che sta zitto e dentro c'ha i fumi. E no, ed è sta lì e rimugina. Intanto gli viene la gastrite, poi la gastrite diventa ulcera, no? Però lui continua. Non andrebbe mai dall'altro a dirglielo, perché magari non è uno abbastanza coraggioso, magari non è un bravo oratore, magari non saprebbe come poi difendersi se scoppia il bubbone, però se lo cova, no? E crea rancore dentro, prova rancore. Prima o poi esplode, ovviamente, se no non si arriva al conflitto, se no ognuno sta a casa sua. No, certo, tutti questi qua alla fine fanno esplodere il conflitto, ok? E il conflitto esplode. E a quel punto ce ne sono anche altri di atteggiamenti possibili, adesso ve ne ho messi qualcuno, ma insomma, ce ne sono altri. Il conflitto può esplodere, oppure una persona può tentare di evitarlo il conflitto, cioè sfugge, esploso, ma uno può continuare a far finta di niente. E allora, nel caso dell'esplosione siamo di fronte a uno di quei casi in cui prima o poi si arriva ad affrontarlo. Nel caso in cui la gente continua a scappare, bisogna capire perché continui a scappare anche davanti all'evidenza del conflitto che è esploso. C'è gente che preferisce non parlarsi mai più. Vi raccontavo ieri la storia della G, io mi sento in quella fase lì. Il conflitto è esploso, però io non ho ancora riprovato ad affrontarlo. E mi accorgo che sono in questa fase qua. In cui in maniera un po' omertosa evito di affrontare la gestione del conflitto, quasi sottostimassi l'altra persona e quindi non... E lo stesso forse sta facendo l'altra parte, eh?
ci vogliono anche energie per affrontare un conflitto, magari le persone ci vogliono energie, ma soprattutto nella vita abbiamo delle priorità, nel senso magari le persone hanno anche bisogno di avere questa energia per... assolutamente serve energia, mi sembra molto sensato. Aspetta, mi serve un altro colore. Scusa, ma non è che ci pensiamo domani. Serve energia e poi a volte la gente ha altre priorità, cioè non è detto che quel conflitto sia proprio la cosa più importante del mondo per me in quel momento, cioè gestire quel conflitto magari è l'ultimo dei miei pensieri, ho altri problemi, ho altre situazioni e quella prima o poi si risolverà. C'è chi sostiene che a volte, una volta che è esploso il conflitto, va bene, prima o poi succederà qualcosa, passa il tempo aggiusta tutto... e passano gli anni e poi succederanno delle cose, torneremo tutti a volerci bene, chi se ne frega, aspettiamo. Perché ci vuole energia, ma ci vuole anche tanto coraggio per affrontare un conflitto, perché è faticoso. Scusa, non ci può essere anche il fatto che uno può anche soffrirci nel conflitto? Ne soffri tantissimo nel conflitto e non lo vuoi affrontare. Ci sono tutte queste cose. E quindi tu sei lì che sei un po' seduto sul conflitto, a cavalcione, che non sai se sei di qua o di là. Non sai, non sai se vuoi passare, mancano i murales. Non so se vuoi passare di qui o di là, e stai lì, no? In bilico. E allora il problema è superare questo passaggio qua e arrivare a veramente volerlo affrontare. Quando poi lo vuoi affrontare, si genera tutto quello che ci siamo detti. Allora si ascolta, c'è il racconto, si osserva, eccetera. Però tu lì sei lì. E noi purtroppo su questa cosa qua possiamo agire pochissimo. Sul farlo affrontare o no. E quindi diciamo che a un certo punto questo signore decide che lo vuole affrontare. Ok? Se decide che non lo vuole affrontare, non ci sono santi che tengano. Non si affronta. Perché magari non sono maturi i tempi, perché... E questo è un problema, perché molto spesso noi non ci occupiamo di conflitti interpersonali normali, ma ci occupiamo, non so, il comune ti chiama, oppure un'azienda ti chiama e ti dice devo gestire un conflitto. Però l'ha deciso quello, cioè l'ha deciso l'assessore, il sindaco, l'ha deciso l'amministratore delegato, non l'hanno deciso quelli che stanno confliggendo. Per loro magari i tempi non sono maturi e quindi è una forzatura quando vai a imporre la gestione creativa del conflitto a due che proprio non hanno nessuna, a due o a venti che proprio non ne hanno nessuna intenzione. Sì, perché c'è solo una. Sei obbligato dall'alto. Se uno non lo vuole risolvere, non lo risolve. Non ce la fai. Lei diceva, se uno non lo vuole risolvere questo conflitto, in effetti non puoi fare niente. A meno che la soluzione sia o vi sedete al tavolo e affrontate il conflitto, da domani tutti a casa. Nel caso in cui dici tu che ti chiama un assessore, e quindi è lui che ti sta dicendo, vedi, devi andare a risolvere quel conflitto. In questo caso qua che abbiamo fatto adesso, ci ha mandato la sindaca, mica mi hanno chiamato gli abitanti. Però c'era una parte che voleva risolverlo. C'era una parte, noi siamo arrivati qua che già gli abitanti avevano trovato una certa soluzione, insomma lei aveva trovato, era arrivata al punto delle cassette. Non sapeva, aveva individuato chi era l'altra parte, non sapeva assolutamente come venirne fuori però. Ok, c'era tutto questo vociare delle comari in giardino che dicevano però quello e quell'altro. Però il conflitto non era risolto perché poi non era vero, perché in realtà... Era il momento giusto in cui avviare una riflessione su un problema di vicinato che non riguardava in realtà soltanto la signora Piano Terra e il signore Burbero, ma anche tutti quelli che nel mezzo, fino al giorno prima, avevano lanciato la spazzatura e forse potevi portarli dall'altra parte e farli ragionare. Quindi loro ci hanno chiamato ad affrontare questo conflitto, a gestirlo assieme e cercare le soluzioni. Quindi in realtà il pezzo che voi avete fatto da soli noi l'abbiamo facilitato. Però quello era, nel senso che poi è difficile che... Ma non me ne importa. Non... dare cosa al signore, ma è capire come gestire insieme il discorso della spazzatura
Come gestire un'abitudine che in questo caso era nel caso specifico il vero conflitto era su un'abitudine che si andava diffondendo e che era un'abitudine sbagliata, e non solo sbagliata ma pericolosa, per cui in realtà... No, 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 non abbiamo disegnato un accidente, questa cosa era uscita per i fatti loro. Quando si di fronte a un conflitto, capisci già prima di parlarne qual è il problema? Ce lo individui subito? No, non sempre, non sempre. Io ascolto quello che mi viene detto. Infatti volevo arrivare qua. Quando c'è stato questo conflitto, noi non abbiamo disegnato nulla. Se l'avessimo disegnato, sarebbe stato molto più facile. Perché noi abbiamo utilizzato le parole. Cosa succede? La signora del piano terra era molto più brava e più abituata a parlare del signore che lanciava le bottiglie. La signora del piano terra aveva una rete e anche se era lì da meno tempo, si era costruita dei rapporti di cordialità col vicinato in maniera molto più spontanea per il suo bel carattere e per la sua, come dire, perché era una persona carina. L'altro se ne stava barricato in casa a farsi i fatti suoi. Anzi, l'altro stava pensando, ma perché se la prendono tutti con me, che è un'abitudine che hanno pure loro? Cioè, perché vengono da me? Non capiva proprio che volessero da lui. Lui manco si ricordava che aveva lanciato la bottiglia, allora aveva lanciato un sacchetto, che ne so, una roba che aveva lì. E quindi non riconosceva il problema proprio. E farlo a parole mette le persone, come dire, dà alle persone pesi diversi. Perché se uno è bravo ad argomentare, vince, se il discorso è fatto a parole. Che sia dalla parte della ragione o del torto, se uno è bravo a parlare, ti convince, intorta, ti rintrona di parole, alla fine un po' ti convince. Se uno è più timido, può avere la ragione veramente dalla sua, ma non ti riesce a convincere, non riesce a spiegarsi, non riesce a raccontarsi. Quindi le parole in un conflitto non bastano a creare una situazione di uguaglianza. Ecco perché, secondo me, ecco perché quando io ho scoperto la visualizzazione ho pensato, cavolo, nella gestione dei conflitti è perfetta, perché mette tutti sullo stesso piano, fa sì che tutti capiscano le stesse cose, poi giusto o sbagliato si arriva a deciderlo, no? Poi la soluzione va trovata e bisogna essere dei geni creativi, ok. Ci sono conflitti su cui arrivi a trovare la soluzione, in questo caso è stata più simile a quella delle cene che non a quella della monnezza, però era una cosa così. Ci sono casi in cui non la trovi, la soluzione. Nel caso in cui ti arriva, tu convogli verso la soluzione o no? Io come facilitatore? Sì. Assolutamente. La porti verso la soluzione? Sì, sì. Fai in modo che il gruppo vada verso la soluzione. Nella prima parte il facilitatore, il negoziatore, insomma il mediatore, si astiene. Aiuta solo a fare chiarezza, ascolta. Ripete, fa passare i toni, disegna, aiuta a disegnare, fa disegnare, mette insieme le cose, fa sì che si componga tutto, ma non si esprime, ok? Non porta suggerimenti, consigli. Ovviamente si sarà fatto una sua idea e non è sopra le parti, dicevamo stamattina, perché poi è un po' impossibile essere sempre sopra le parti. Su una storia del genere, a maggior ragione, cioè come fai a dire che sei sopra le parti? Tu pensi che chiunque lancia la spazzatura dalla finestra è il cerebro leso, cioè... Quindi non è che dentro di te hai già un tuo giudizio, ma non è interessante il tuo giudizio, ok? È interessante che tu proponi soluzioni. Siccome le persone che stanno confliggendo già stanno facendo una fatica della Madonna ad abbassare i toni, a cambiare gestualità, a capire che devono mollare le posizioni, a trovare l'interesse comune, non è che gli puoi pure chiedere di trovarsi le soluzioni da soli, perché è veramente faticoso. La bravura del facilitatore sta nel aiutare a suggerire, a fare domande e a suggerire delle cose che portino le persone a sentire che stanno proponendo delle soluzioni. Poi magari tu ne butti di due o tre e la soluzione sarà una quarta che penserete assieme. Ovviamente non è una cosa che fai tutta in un giorno, eh? Ci vuole un percorso un po' tranquillo, insomma le cose vanno digerite. Però la tua bravura sta nel farle venire fuori sì da loro, ma in un po' ponendogli delle domande che sblocchino alcuni meccanismi. E ora ci arriviamo. Certo, adesso sì. Tu dici se li lanciano? No. Un passo indietro, come hai fatto a far convincere
convincere il vecchietto dell'ultimo piano, non dico a disegnare perché non avrà, sicuramente non avrà disegnato, ma a seguire i discorsi di tutto il condominio col mediatore, perché cosa ho detto, ma questi qua addirittura che vanno a, vanno a chiamare un mediatore, spendono pure i soldi per un mediatore, rompono le scatole, allora, non spengono, come non fai spengono a convincere? I soldi, in questo caso va bene, va al comune. A loro, anzi, tanta grazia che il comune in questo momento stava portando un sacco di soldi in quel quartiere, per cui che pagassero anche il mediatore era l'ultimo dei loro problemi. Mm. No, era, non per, era per il fatto che tu hai detto, quando noi abbiamo detto, sì, beh, proponiamo una allora, cosa, tu hai detto, non hanno i soldi. Allora, aspetta, questo caso in particolare è un po' speciale, perché noi in questo quartiere siamo rimasti per molti mesi, siamo rimasti per 5 anni in tutto. Ok, questa cosa è successa che noi eravamo lì da 2 anni. Quindi c'è un elemento molto importante in mezzo che in altri conflitti non c'è. C'era tra noi una sorta, tra noi gruppo di lavoro e il quartiere, gli abitanti del quartiere, si era creato un rapporto di fiducia. Ci avevamo messo tantissimo. Però, e noi avevamo una specie di sportello che si chiamava Il Punto, che era nel quartiere, dove qualcuno di noi stava tutto il giorno, tutti i giorni, dove ci hanno rubato i computer 7 volte, dove, però tanto noi eravamo lì. Anche. Yolanda Romano? Sì, 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 sì. E, eravamo sempre lì e a quel punto la gente ci conosceva molto bene, vecchietto compreso. Poi magari il vecchietto non era mai venuto a parlare con noi perché non faceva parte della sua indole. Però quando noi abbiamo capito che c'era questo conflitto che andava gestito, le prime volte è stato burbero anche con noi. Fatevi fatti vostri. No, no, quando noi siamo andati a suonargli, dobbiamo parlarne, all'inizio lui era fatevi fatti vostri, dopo un po' è diventato capiamoci, che sia stato lei lo sappiamo. Le conviene venire a parlarne, perché sennò scatta la denuncia. Non da parte nostra, da parte della signora. Non è una minaccia, è un fargli noto che lanciare una bottiglia di vetro vicino a un bambino e tentare di ammazzarlo è tentato omicidio. Si chiama in italiano tentato omicidio. Ok? Allora o scendi e ne parliamo o vieni denunciato. Hai fatto una cosa grave, non è che hai fatto una cavolata. No, vabbè, sta nelle cose, adesso io ve l'ho addolcita nel racconto, ma di fatto questo cosa ha fatto? Ha lanciato una bottiglia di vetro, beccava in testa uno, lo ammazzava, che fosse adulto o bambino lo ammazzava. E questa cosa ha un nome in italiano. Se la signora anziché fare tutto sto ambaradan chiamava la polizia, aveva finito, eh? Solo che lei non voleva accusare i condomini, voleva trovare chi era il vero colpevole. E siccome era una signora particolarmente illuminata, voleva risolvere il problema in modo più tranquillo, capendo che il signore probabilmente aveva dei problemi per cui non si era reso conto di aver fatto una cosa così grave. E lo stesso abbiamo cercato di fargli capire noi, e quindi poi lui è sceso, eccetera. Ci sono delle volte in cui una delle due parti non vuole sedersi a un tavolo di negoziazione e il conflitto resta tale quale, non si può farci niente. Ci sono delle volte, cioè, si parla di negoziazione quando le due parti si siedono attorno al tavolo e si cerca una soluzione. Ok? Questo spiegavo stamattina. Se no siamo in una situazione di impasse da cui non si esce. Che è Israele e Palestina, diciamo stamattina, insomma, che sono i grossi conflitti. A volte fa anche comodo a qualcun altro tenere la situazione cristallizzata in un conflitto, per cui insomma dipende. Diciamo in queste situazioni qui però si cerca di utilizzare, cioè tu dal di fuori poi vedi un pochino la situazione nel suo complesso, non sei parte in causa e quindi effettivamente hai una tua idea ma non ti tocca e quindi cerchi di capire quali sono gli elementi per cui puoi convincere le due parti a sedersi a trattare, insomma. L'altra cosa che dicevamo è non si parla mai di compensi monetari, cioè non si paga. Mentre nella mediazione si può arrivare a dire che la parte lesa ha diritto a essere risarcita dall'altra parte, nella negoziazione si cercano delle soluzioni che non prevedono un risarcimento economico. Quindi si cercano soluzioni creative. Ok. Allora, succede a volte che mentre si cerca di mettere da parte le posizioni, gli animi si riaccendono.
Perché? Io ho perso tempo a spiegarti come vedo il problema. Me l'hai fatto ripetere 7 volte perché sei gnucco. E io mi sono calmato, te l'ho rispiegato. Vabbè, l'abbiamo fatta facile. Me l'hai fatto disegnare? E l'ho disegnato. Però adesso tu non stai tenendo in considerazione che io c'ho ragione. E quindi c'è un momento in cui uno un po' ha rivisto la sua posizione, ma un po' vuole ancora avere il ruolo. Non è molto convinto di voler star seduto su quella sedia scotta, e quindi è pronto a prendere e andarsene. Quelli sono i momenti in cui si invitano le persone ad andare sul balcone. Ok? No. Andare sul balcone vuol dire sospendere il processo per un po'. Ok? Andare sul balcone vuol dire prendersi un attimo di tempo per respirare, per riflettere su quello che è successo fino a quel momento, sul perché si è riformulato il problema, rifatto tutto questo, riguardarti i disegni, prenderti il tuo spazio e quando decidi che sei pronto a tornare a sederti su quella sedia e andare avanti, tornare a sedersi. Puoi anche dire, ok, ci rivediamo tra 2 mesi, ci rivediamo settimana prossima. Cioè, no, però è una cosa che succede. Piuttosto che riaccendere gli animi, è meglio, in quel caso il facilitatore dice, sul balcone. Time out. Sì. Ma il balcone è fuori. È un modo di dire, insomma. Coffee break. Domanda, ma in questa fase, no? Quando è proprio il momento in cui c'è qualcuno che sta per ripartire in quarta, il fatto di fermare il processo, insomma, non è che puoi incrementare il fattore di dire ok, sto perdendo solo tempo, adesso è. Mi hai fatto dire una cosa, 1, 2, 3, 4, me l'hai fatta scrivere tutto quanto, ora ti stai fermando, basta, non partecipo più. Può capitare, perché penso magari a una persona che ha un carattere, no? Molto, come dire, molto preso, magari fa parte della categoria degli aggressivi, ad esempio, che ha già avuto troppa pazienza, secondo lui. In quei casi ha maggior ragione, vale la pena di dire ok, vi ringraziamo perché siamo arrivati a un buon punto, ci rivediamo martedì. Cioè... Se capisci che sono stanchi, che ci hanno messo tutto, che si stanno riagitando, oppure che si stanno sfinendo, cioè che in quel momento da quella cosa non riesci più a cavare sangue dalle rape, cioè hai proprio bisogno di un momento in cui, no, la gente lasci decantare un pochino quello che è successo, riveda le sue emozioni, riveda il suo ruolo, se comunque può avere un ruolo da vincitore anche adesso che insomma è stato rivisto un pochino la descrizione del problema, si riorganizzi un attimo e torni, anche combattivo ma torni, combattivo sì ma aggressivo no, per cui ci sospendiamo, voi riprendete, mandi a tutti e due una copia dei disegni che si sono fatti, dici riguardateveli se avete voglia, se avete tempo, non lo faranno, non lo faranno, ma insomma tu gli dai. Succede un'altra cosa, succede che nel momento in cui tu hai rappresentato iconograficamente il problema, tutti hanno le stesse informazioni e lo stesso livello di conoscenza della situazione. Questo è importante perché ci sono situazioni in cui una delle due parti è più informata delle altre, sa delle cose che l'altra non sa. No? Questo è molto vero nei conflitti ambientali, ma è anche molto vero negli altri conflitti. Nel conflitto ambientale è evidente perché io che sto andando a fare la quarta via dell'inceneritore, a realizzare la quarta via dell'inceneritore, so assolutamente quanto questa cosa impatterà, che disagi provocherà, quali sono le analisi che ho condotto, quali sono le analisi che ho fatto finta che non fossero importanti e non ho condotto, se sto giocando pulito, se sto giocando sporco, no? Io so tutto. Ai cittadini, ai comitati io do qualche informazione, non le do tutte, poi magari loro sono interessatissimi al tema e molto spesso succede che il comitato e l'abitante è molto più informato sulle specifiche del promotore, perché il promotore magari ci mette i soldi, sono i suoi tecnici che stanno lavorando alla cosa, non lui direttamente, quindi insomma poi... Però diciamo che molto spesso non c'è un equilibrio delle informazioni all'inizio di un conflitto. Viene fuori. Qual è il ruolo del facilitatore in questi casi? Fare la domanda giusta.
la dico in mondovisione, rompere le uova nel paniere, rompere le scatole, cioè fare domande. Se c'è una cosa che il facilitatore deve saper fare, è fare domande. Fare le domande giuste. Che sono, abbiamo visto, in alcuni momenti. Riformuliamo, ripetiamo? Sì. Ti dico come l'ha capito, ho capito bene? Sono in altri momenti, ok, siamo pronti a riprendere? Ci fermiamo, andiamo via, abbiamo capito tutto, tutti, ci manca qualche informazione? C'è qualcosa che non è stato detto? Cioè, il facilitatore deve sapere tutto. Quindi, per contro, se io facilitatore ho la sensazione che una delle due parti stia nascondendo delle informazioni, io interrompo il processo, ci salutiamo, andiamo sul balcone, ci rivediamo la prossima volta o ci rivediamo tra un'ora, io prendo la parte che non mi ha detto tutto e parliamo in separata sede. Ok? Mi faccio raccontare, gli faccio tutte le domande che gli devo fare, gli chiedo se ha messo tutte le carte sul tavolo. Se non ha messo tutte le carte sul tavolo e decide che alcune carte non le vuole mettere sul tavolo, abbiamo finito di negoziare. Perché per negoziare si deve giocare ad armi pari. Se no non stai accettando di negoziare, stai bleffando, hai l'asso nella manica. Già hai più potere. Non esageriamo, no? Quindi si fanno incontri, si chiamano incontri bilaterali e si fanno a parte per poi riprendere il processo. Non è necessario che l'altra parte sappia che c'è stato quell'incontro. È necessario che la volta dopo gli elementi sul tavolo siano tutti. Scusami. Quando in un conflitto viene chiamato da una delle due parti, ovviamente l'altra parte che non ti ha chiamato spesso succederà che penserà che tu sei a favore di quello che ti ha chiamato. Come fai a emergere questa cosa? Come in qualche modo rassicuri? In che modo emerge forte che tu sei una figura neutra, super partes? Intanto dichiarando che non lo sei, perché tanto non lo sei. Ma non perché sposi quella parte. Non è detto che sposi quella parte, magari appunto, sposi sì. L'altra. Però di fatto non sarai mai assolutamente neutrale, quindi questo lo dichiari così. Dopodiché probabilmente ci sarà l'altra parte che vuole che sia presente in qualità di co-facilitatore o di co-mediatore qualcuno di loro fiducia. Sì. Oppure ti metteranno un po' alla prova, nel migliore dei casi. Però il più delle volte a me è capitato di non essere chiamata dalle parti a gestire il conflitto, ma da qualcuno sopra che voleva che si risolvesse quel conflitto. No, funziona, però funziona se gli altri sono pronti, sono maturi, sono al punto giusto, anche loro sono stufi di avere quel conflitto. Oppure se la posta in gioco comune è talmente alta che deve interessarli per forza risolvere quel conflitto. Okay. Cioè, o risolviamo questo conflitto o così non riesco a lavorare e chiudo l'azienda, signori. Oppure può essere che un modo perché loro accettino di sedere al tavolo della negoziazione, anche se non sono stati loro a chiamarti, ma una terza parte, è che tu gli spieghi il processo. Dici, signori, se noi ci sediamo insieme a questo tavolo, succede questo, 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 e arriviamo a questo. Bravissima, bravissima. Cioè, e allora magari uno dice, però sì, cioè, gli dai quel cartello lì. Può essere? Bravissima, questa è un'altra cosa che io non avevo pensato di dire. Sì. Oppure un'altra cosa che può convincere è fargli capire che se loro non partecipano a questa risoluzione dei conflitti, comunque verranno prese delle decisioni malgrado loro, in cui loro non hanno messo la loro parte. Sì. Quindi che hanno un interesse in qualche modo a venire. Sì. Anche. Questo è quello che succede molto spesso nelle decisioni pubbliche, nei conflitti che riguardano le decisioni pubbliche. Perché se io faccio un processo partecipato, ipotizziamo, decidiamo di fare un processo partecipato, il comune ci dà anche dei soldi, mette a disposizione dei soldi e noi dobbiamo creare, che ne so, il parco giochi della scuola. E allora abbiamo la scuola che non vuole delle cose, abbiamo i cittadini che non vogliono delle cose, le famiglie che ne vogliono delle altre, i bambini che ne vogliono delle altre ancora. E a quel punto cosa succede?
che si prova a fare un processo partecipato, ma questa è la scommessa della partecipazione. Noi proviamo a fare un processo partecipato, ve lo descriviamo, questo è sacrosanto, ve lo raccontiamo, vi invitiamo a fare questa cosa come si invita alla festa, vi invitiamo a fare questa cosa, un processo partecipato, e un percorso partecipato, e a quel punto cosa succede? Che se si crea un conflitto e questo conflitto si incancrenisce, o, no, o qualcuna delle parti non la vuole risolvere, tipicamente la scuola magari, che non ha voglia, non ha tempo e non vuole vedersi delle decisioni prese da altri all'interno del suo territorio, anche se il territorio è del comune, però loro lo sentono loro, lo amministrano loro, e cosa succede? Che la risposta è benissimo, allora noi ci siamo dati 3 mesi, ci siamo dati 6 mesi, ci siamo dati quello che ci siamo dati. Se allo scadere del terzo, del sesto mese, la decisione non l'abbiamo presa in modo consensuale, noi restituiamo la decisione al committente, il quale deciderà da solo cosa vuole fare di questo spazio. I soldi li ha stanziati e quindi quei lavori verranno fatti. Come? Vorrà lui. In qualche modo, sì. Quindi... Ma sempre un po' ricatto, l'avete fatto... Non è un ricatto, è un... È chiarezza di intenti, non so come dirti, è chiarezza di intenti, non è un ricatto, non è che io non ti faccio niente di male. Nel senso, non... In maniere decise, sì. Sì, sì, un processo, qualsiasi processo, che sia un di negoziato, che sia di partecipazione, ha un inizio e una fine, ha dei tempi certi. E entro quei tempi bisogna arrivare a una risoluzione. Se non ci si arriva... Si dichiara forse ha fallito la partecipazione, ha fallito la negoziazione, hanno fallito tutte le parti. Tant'è che nella negoziazione l'accordo finale va sottoscritto da tutti. E se uno non lo sottoscrive, siamo di fronte comunque a un fallimento, anche se è 1 su 100. Sara, non è un po' queste... far vedere le conseguenze. Aspetta. Ti devo dare il microfono. Ho la situazione del palazzo di prima, ti conviene venire a partecipare per raccontarci la tua, che altrimenti scatta la denuncia. Quindi, ok. In quel caso lì era veramente sì, caso limite. Quindi il dubbio è non che è stato poco democratico, altro, perché voglio dire, non è che era molto democratico lanciare cose e rischiare di ammazzare qualcuno, quindi chi se ne importa, voglio dire, non vado molto per il sottile. In altre situazioni meno borderline, un po' quelle che stiamo raccontando e altro, oltre a spiegare il processo, ci diamo 3 mesi o quel che è, a seconda della gravità, dell'importanza, della gente, di quanta gente è coinvolta, un intero quartiere, un palazzo soltanto o una famiglia, no? Secondo me sono tempi molto diversi, c'è una tempistica anche secondo me che impone, che ascolta, no? Una differenza. Un foglio, però. Spiegare il processo e anche le potenziali conseguenze se non, come dire, soggiaci a questo processo. Dire, guarda, che se non accettate di entrare, di sedervi al tavolo, va a finire cos'ha? Anziché così? Sì, sì. Cioè, sì. È regolare fare in questo. Allora, è regolare fare così. Cioè, quando tu inviti delle persone, o sono le persone stesse che a un certo punto hanno bisogno di arrivare a un processo di negoziato e si rivolgono a un facilitatore, un mediatore, un negoziatore per risolvere la loro questione, allora vuol dire che le due parti sanno già che lo vogliono risolvere, con l'aiuto di un terzo, ok? E fin lì non c'è niente da spiegare a nessuno, nel senso si può decidere insieme che percorso fare, ma è molto consensuale. Addirittura ora esiste anche una forma di divorzio che si chiama divorzio consensuale e che funziona in questo modo qua, cioè le due parti decidono di scegliere la via meno dolorosa possibile, quindi di concordare tutto attraverso una terza persona, ok? Però... Se le due parti non sono quelle che volevano risolvere il conflitto, ma c'è qualcuno che sta sopra che dice basta, non ne posso più, questa cosa va risolta, e per risolverla facciamo un percorso negoziale, allora è giusto fare questi passaggi, è giusto spiegare che percorso si farà. E questo significa anche darsi dei tempi ok darsi dei tempi
spiegare le conseguenze. Ho ucciso qualcuno? Le orecchie di qualcuno di sicuro. Spiegare i vantaggi e gli svantaggi. Cioè, non nascondere niente. Cioè, e soprattutto fare un passaggio importantissimo. Fare un passaggio importantissimo, far sì che le regole di quel tavolo le decidano le parti. E una volta decise le regole, quelle regole non si cambiano. L'accordo sarà figlio di quelle regole. Decidiamo che facciamo un tavolo per, non so, prendiamo l'esempio della festa che avete fatto prima. Stabiliamo che la signora del piano di sotto con i tre gemelli non vuole né andare nel bed and breakfast, né mandare i figli dallo zio, né andarsene loro di casa, e né che voi facciate la festa. Voi volete fare la festa, ok? L'amministratore condominiale dice: la dovete finire di litigare, qua troviamo una soluzione. Andate, decidete di sedervi a un tavolo di negoziato. A quel punto il facilitatore chiederà alla famiglia coi tre gemelli, a tutti voi, di stabilire le regole di quel tavolo. Ok? Una delle regole sarà sicuramente ascoltarsi a vicenda. Un'altra di quelle regole presumibilmente sarà uscire tutti vincitori. E le altre però le dovete stabilire voi. Le altre però le dovete stabilire voi. Vi faccio un esempio. No, queste due le puoi proporre se non vengono fuori, ma se non vengono fuori e non le vuoi proporre, puoi anche non proporle. Insomma, diciamo, devono essere delle regole per permettervi di parlare e di arrivare a una soluzione. Scegliete quali. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo fatto questo processo deliberativo ora per stabilire come stanziare 500.000 euro del bilancio di un quartiere di Torino. E loro dovevano, c'era una giuria di cittadini che era chiamata a proporre a tutto il resto della cittadinanza di questo quartiere, un quartiere, insomma, una circoscrizione un po' più di un quartiere, tre possibili grossi progettoni su cui stanziare questi soldi. Attenzione, non era previsto e non è possibile, stabilito dal comune, che i soldi venissero dati un po', un po', un po'. Perché sono tre progetti che dipendono da tre uffici diversi, da tre settori diversi. Quindi o i soldi vengono stanziati da te a un settore o un altro a un altro. L'unica clausola dall'alto era quella. Potete spenderli come accidenti vi pare, ma su un progetto solo. Perché non abbiamo modo e tempo di mobilitare gente su tre progetti diversi. È un casino, se ne sprecano un sacco in mezzo. Scelta. Ok, scelta. Le persone che si sono sedute attorno a questo tavolo per scegliere quali fossero questi tre progetti tra mille progetti che potevano essere proposti, si sono date delle regole. Tra le regole, oltre a quello di ascoltarsi a vicenda, di non superare quei progetti, eccetera, eccetera, c'era per esempio una regola che diceva: non decidiamo che si parte dall'esistente, non si crea niente di nuovo. Perché con 500.000 euro non si inizia neanche a creare una cosa nuova. Oppure perché poi tutto finisce speso nel creare quella cosa e poi magari non nella gestione, nella cura, nella manutenzione, eccetera. No? Perché non sono stanziati altri soldi, non sono previsti altri soldi. Quelli sono. Quindi l'idea era: cerchiamo di partire dall'esistente trasformandolo e utilizzandoli al meglio. Quello è stato uno dei criteri, delle regole che si sono dati. E altre.
Ok? Quindi quando poi uno dei signori si è alzato dicendo no, perché io voglio una nuova pista ciclabile che deve passare sotto casa mia e poi mi porta perché io vado in giro in bici, aveva assolutamente ragione. Ma c'era la regola. Facciamo che... Non si può. Quando l'altro ha detto ok, dai, allora facciamo una pista di pattinaggio nuova in mezzo al parco. No. È nuova, no. Facciamo che rivediamo un pochino le strutture di quel parco, capiamo che se c'è un ce n'è una vecchia, magari la miglioriamo. Oppure facciamo un'altra cosa. Ci inventiamo un'altra cosa un po' più creativa e così via. Mm? Questo è molto importante, cioè darsi delle regole che sono le loro regole fa sì che in qualunque momento uno senta di voler ritirare fuori il casino iniziale, è però condivise. Assolutamente, anzi, le propongo, cioè sono tra quelli che le hanno proposte, quindi sono le mie regole. Ok. Se siamo arrivati a fargli capire il percorso, se si sono seduti al tavolo, se hanno scelto le regole, siamo già a metà del cammino, perché a quel punto siamo partiti. E a quel punto possiamo fare quello che ci siamo raccontati finora, quindi individuare qual è la storia del conflitto, capire quali sono le posizioni, ragionare molto bene, con molta attenzione sul far venire fuori l'interesse comune, via via spogliando di tutto quello che è di troppo. E questo è il compito del terzo compito del facilitatore. Far emergere l'essenza, l'interesse comune, la posta in gioco, non so come chiamarvela, ma insomma... E io mi sento di dire rappresentarlo. Questo non lo possono rappresentare loro, ma lo rappresentate voi e chiedete a loro di pulirlo. Cioè, ancora più di... In quel caso l'interesse comune, nell'ultimo esempio, era avere, scegliere un progetto... Vedere realizzato concretamente un progetto per... Hai risultato atteso direttamente. Sì. L'interesse di tutti era avere finalmente un investimento saggio dei 500.000 euro sul loro territorio, perché un investimento di cui potessero beneficiare tutti. Poi loro proponevano i tre progetti, ora vedremo la cittadinanza quale sceglie, eh. Però per loro quei tre si equivalgono, cioè sono tre progetti buoni che porteranno vantaggio al loro territorio, a tutti loro, ok? Equivalenti, su tre canali diversi ma equivalenti. Posizioni, sì, posizioni o ruoli di interesse. Sì. Sara, una domanda chiarezza. Sì. Rispetto a questo esempio, sì. Chi sono le persone che fanno parte di questo informe? In quel caso lì sono state scelte secondo un, come dire, credo una sorta di li hanno un po' pescati a campione perché devono rappresentare diversi tipi di età, diversi tipi di interessi, sesso, e sono quote assolutamente pari. Ci sono gli stranieri, ci sono gli italiani, c'è tutto. No, no, è molto bello, è molto bello. Complicato, perché poi avevamo dei tempi strettissimi, però molto molto bello. C'è un numero massimo di persone? Assolutamente sì. Ah no, in quel caso lì, perché c'è una giuria, no, no. Di solito in generale per... In generale non c'è un numero massimo, ma questa è un'altra osservazione interessante. Se io ho, come nel caso quello di prima, io ho 10 piani per 3 appartamenti, sono 30 famiglie, però di 30 famiglie poi sono almeno magari 60, una media di 60 persone, non so, o 50 persone. È il delirio far parlare 50 persone, ok? Però io non posso nemmeno imporre che ogni famiglia mi mandi una persona sola e non posso neanche dire ok, sentiamo una famiglia su tre, perché ovviamente non si può fare.
Allora, quello che si chiede è che loro decidano chi ci vuole essere, a rappresentarli, quanti, chi, perché, e che però quelle persone, salvo decesso di una delle persone, non so, finiscono in ospedale, quindi non è possibile che ci siano, salvo motivo di causa maggiore, le persone che ci sono il primo giorno ci sono per tutti gli incontri. Se non vengono e si fanno sostituire, devono avere individuato il primo giorno la persona che li sostituirà e sarà sempre solo quella. Nel senso che il gruppo di persone deve costruire un meccanismo faticosissimo, chiamiamolo di fiducia, anche se non arriva a essere proprio un legame di fiducia, ma di rispetto. E lo fai, e quello invece lì non stacchi il problema dalle persone, in quel caso lo stai cercando di fare con quelle persone. Se ogni volta devi rispiegare tutto a tutti, ridire la tua posizione, ritrovare l'interesse comune, quello porta a un altro punto di vista, ancora non se ne esce più. Quindi l'idea è che le persone, quelle sono per sempre. Se sono tutti, però allora si impegnano a esserci tutti fino alla fine della gestione del conflitto. Ed è impossibile, quindi mediamente è una persona per famiglia, poi c'è quello che dice a me sinceramente fate quello che volete, a me va bene tutto, liberissimo, c'è la vecchina che non se la sente di partecipare, allora ci sarà qualcuno che la terrà informata, ovviamente tutto quello che esce viene condiviso con tutti quanti in quei casi, però... Voi monitorate anche quella fase successiva, presa la decisione, assunta la decisione, condivisa... Poi a un certo punto devono mettere in pratica, dal giorno dopo, dopo una settimana, se non che decisione ha, voi uscite fuori? Noi usciamo fuori, perché la responsabilità... ma non t'hanno sentito. Chiedevo unicamente questo, se il facilitatore resta anche nella fase ex post, no? Della presa di decisione. L'abbiamo assunta stasera qui, nella maniera che ci siamo dati, con quelle regole, ok. Da domani si inizia a metterle in pratica, che fa... Sara, cosa fa il gruppo di Sara, dei facilitatori? Noi vi salutiamo cordialmente, perché nel momento in cui viene presa una decisione condivisa ci si assume la responsabilità del successo di quella decisione o dell'insuccesso di quella decisione. E però non sono io che non c'entro niente con quel posto, che posso essere il garante della responsabilità, ma sono tutte le persone che hanno preso quella decisione. E questo è molto importante. Non chiamano più, non è mai successo nella tua esperienza? Sì, sì, succede, però il problema è che in quel caso o cerchi di ricondurre alla ragione, è successo qualcosa, non ha funzionato qualcosa e si cerca di sistemare quella cosina, oppure se è perché non hanno voglia di rispettare il patto che loro stessi si sono dati, è inutile anche che ci si riveda, nel senso è... hai vanificato il tuo stesso percorso. A noi è successo che in alcune situazioni come questa erano state prese tante decisioni, erano stati prodotti tanti progetti, si erano risolti dei conflitti, si era tutti d'accordo su delle cose e poi nel momento in cui noi abbiamo finito di lavorare in quei quartieri sono tornate all'interno dei quartieri alcune persone che erano prima in carcere. E questo ha riportato tutto al punto zero, perché hanno ristabilito un meccanismo, come dire, di... Sì. E allora in quei casi lì, vabbè, niente, si tratta di ricominciare se ci sono le risorse, però non puoi più essere tu, deve essere qualcun altro. Il comune chiama qualcun altro in quei casi, ma perché... Per loro tu hai fallito, cioè il comune non dice certo è perché è tornato quello, per il comune tu hai fallito, per cui chiamano qualcun altro a rifare o ad andare avanti. Però in alcuni casi è successo questo, se no tendenzialmente le decisioni che si sono prese hanno portato dei buoni risultati, in alcuni casi hanno portato degli ottimi risultati. È successo che in un altro quartiere in cui c'erano delle situazioni molto simili, insomma adesso non lanciavano la spazzatura, succedevano altre cose peggiori, ma quello che è successo è che un gruppo di giovani mamme ha creato una specie di cooperativa, associazione, che gestiva i conflitti di quel quartiere. E quindi pian piano, sì, hanno
occupato il punto e pian piano hanno portato avanti questa cosa, si sono formate, hanno fatto un percorso loro personale e hanno portato dentro altre persone ancora e hanno cercato di affrontare. Quindi in molti casi si creano circoli virtuosi. Ci sono casi in cui la situazione implode un'altra volta, per carità, può succedere. C'è il caso in cui una famiglia se ne va e ne arriva un'altra che crea scompiglio, o invece ne arriva un'altra che è molto attiva. Assolutamente. Non sono mai situazioni risolte per sempre, ovviamente, no? Non... Quel conflitto viene risolto, poi ce ne saranno altri, ce ne sono mille altri, perché questo della spazzatura era una roba grande così rispetto ai conflitti veri di quel quartiere. Tu dicevi è molto importante il passaggio, no? Dopo che abbiamo fatto questo processo, il facilitatore esce. Perché è molto importante questa cosa? È l'assunzione della responsabilità che è importante. Tu ti sei seduto a quel tavolo per trovare una soluzione. Quella soluzione è la tua soluzione. Tu sei il garante del successo di quella soluzione. Tu sei quello che si prende la responsabilità, non il facilitatore che vi ha aiutato a capirvi, ma tu e l'altro siete le uniche persone al mondo che possono far funzionare quella soluzione. Tu non hai... Non può essere l'avvocato a fare andare d'accordo moglie e marito, perché poi quelli tornano a casa loro, l'avvocato non è che va a vivere con loro. No, non... Tra l'altro non è la cosa che l'avvocato deve fare. Per dire, no, ma per dire, nel senso bisogna a un certo punto che uno si prenda in mano le cose con convinzione, l'ho voluto io, abbiamo capito che è la cosa giusta, ci credo, la faccio. Io per la mia parte, tu per la tua, l'agiamo. Continueremo a non starci simpatici, capiamoci, non è che diventiamo migliori amici, no, però, su questa cosa cerchiamo di rispettarci. Se è il 15 di ogni mese, quel giorno lì facciamo quella cosa. Poi tutto il resto del mese ci guarderemo in cagnesco, io a mia moglie e a mio marito continuerò a dire però quello è insopportabile, eccetera, però magari nel tempo la cosa si stempera e di fatto la spazzatura non vola più. Se viene imposto, ripeto, se viene imposto e la risoluzione del conflitto è l'unico modo per salvare una situazione, le parti in causa devono accettare di starci, per forza, perché a volte non, cioè, non so. La volta che il facilitatore va via, di nuovo, spetta alle parti portare avanti l'accordo. Ti faccio l'esempio di un'azienda. Guarda, mi ha chiamato prima una signora di un'azienda dicendomi io non li sopporto più i miei collaboratori. O vanno d'accordo o io chiudo. E li mando in cassa integrazione domani. Ok? Allora, loro possono non avere nessuna voglia di andare d'accordo di nuovo, di chiarirsi sulle cose. Hanno voglia di stare in cassa integrazione? Hanno voglia di vedere l'azienda che chiude, che dichiara fallimento? È meglio così? A loro la scelta. Io mi figuro che questi signori decideranno di sedersi a un tavolo e a fatica con un processo che probabilmente durerà meno. Mi ha detto facciamo 3 serate? Ho detto sì, 3 serate. Ascolta, mi fai un preventivo? Gli ho detto guarda, non te lo faccio nemmeno. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Iniziamo a superare la prima di serata senza i coltelli tra i denti, poi magari vediamo. Però, capisci, lei mi ha detto, io sono disperata, io così non li riesco a far lavorare, loro non lavorano, noi non abbiamo entrate, io non ho entrate e non li posso pagare, dobbiamo uscirne. E non c'è niente da fare, cioè ci sono delle volte in cui o così o così. Allora, è vero che loro magari non hanno nemmeno pensato di voler andare d'accordo, di dover risistemare le cose, ma è anche per la loro salvezza, cioè come dire... E quindi mi figuro che decideranno di sedersi, magari mi dicono no, no, va bene, mi sto già cercando un altro posto di lavoro e va bene così. No? E invece nel pubblico può succedere che appunto situazioni in cui c'è un grande investimento fanno sì che il comune dica benissimo, se tutti collaborate, noi teniamo i soldi su questo quartiere, smettete di collaborare, non se ne fa più niente, risposto su un altro. E voi rimanete dove siete, come state? Scusami, assemblea condominiale, se non si va d'accordo, vincono i millesimi.
Cioè, purtroppo, se c'è una situazione, o si lascia che un conflitto stagni perché vuol dire che non interessa a nessuno, ma se il conflitto interessa a qualcuno, una decisione, questa sono io, mi sa, scusate, dal basso o dall'alto viene presa. Scusate, sorry.